La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. L'allerta riguarda le zone costiere, pianeggianti, continentale, pedemontana e montana del Veneto. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova si arriverà a sfiorare nei prossimi giorni 40 gradi. Il 19 luglio è stata in assoluto la giornata più calda dell'anno, con 36 gradi registrati nel veneziano e nel trevigiano e la media del padovano di 35 gradi. L'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Le giornate saranno ancora all'insegna della stabilità, l'anticiclone nordafricano farà sentire i suoi effetti anche nei prossimi giorni sulla regione, le temperature sono previste in ulteriore aumento con apice del caldo previsto proprio durante il fine settimana e fino a lunedì 25. ARPAV monitora anche i livelli di ozono dell'aria. La qualità dell'aria è prevista in peggioramento, attualmente non abbiamo ancora raggiunto valori, livelli di qualità dell'aria scadente, però con queste condizioni meteo probabilmente dovrebbero peggiorarlo. Nonostante le temperature record di questi giorni, l'estate del 2003 rimane in assoluto quella più calda, mentre ad oggi ci manteniamo sui livelli registrati nel 2019. Per le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le piogge sono previste, delle locali piogge con rovesci temporali, soprattutto sui rilievi, nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni, sia domani, giovedì pomeriggio, che soprattutto sabato pomeriggio. E per la pianura dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, la seconda parte della prossima settimana.